Vedete voi come organizzarvi. Prendo la parola io per illustrarvi un po' più gli aspetti organizzativi, logistici dell'organizzazione della gara. E poi darò la parola al professor Mauro e alla professoressa Nano per gli aspetti più didattici. Allora, presento un attimo, così vi illustro. Vedete il mio schermo? Sì, se Sì, lo può ampliare. se riesce a ingrandirlo. Perfetto, perfetto, bene, bene. Così si legge già. Perfetto, quindi la data, come già anticipato, sarà dal 3 al 5 maggio 2023. Quindi qui abbiamo scritto programma preliminare perché appunto è una bozza del programma che poi in via definitiva invieremo comunque al più presto. Quindi il tempo di rivederlo un po' graficamente e quindi poi fra lunedì e martedì quindi vi arriverà in copia, diciamo, definitiva. Quindi l'arrivo è previsto per mercoledì 3 maggio, intorno alle ore 15, quindi abbiamo previsto una finestra temporale dalle 15 alle 16 per farvi arrivare con comodità e quindi ci sarà un momento di accoglienza dei partecipanti e di presentazione dell'evento. Alle 16:30 del primo giorno, quindi di mercoledì 3 maggio, inizieranno i lavori e ci sarà, come da indicazione del preside Cusetto, un incontro tecnico sul nuovo esame di Stato, in cui andremo ad approfondire alcuni aspetti che oggi sono stati anticipati. Poi dalle 19:30 alle 21:30 ci sarà una cena presso un ristorante tipico di Ormea. Quindi questo è il primo giorno introduttivo, diciamo, di inizio lavori. E poi giovedì 4 maggio alle ore 9 ci ritroveremo presso la scuola forestale di Ormea e durante l'intera giornata per gli accompagnatori, quindi per i docenti, ci saranno tutta una serie di eventi, visite, escursioni sul territorio. Quindi vi presenteremo un po' il nostro mondo, il nostro territorio, ci sarà anche una visita guidata in cui avrà anche una parte attiva il nostro sindaco. Alle 12:30 interromperemo per il pranzo e alle 19:30 ci sarà per tutti una cena di gala, quindi anche per gli alunni. Sabato 7 maggio dalle 5 maggio. 9:30, dimmi. C'è un Eh sì, difetto. il 5 maggio. Scusate, un errore di battitura. Di Sabato capitura. 5 maggio dalle 9:30 alle 11, Assemblea Nazionale delle Scuole Forestali, interventi delle autorità, interventi dei dirigenti scolastici degli istituti forestali e rappresentanti RENISA, consegna dell'Europass Forest Life agli studenti in mobilità nell'estate 2022. Consegna premi vincitori agli scolastici precedenti e poi alle 13 ci sarà la premiazione del vincitore della gara nazionale forestale dell'edizione 2023. Poi alle 13:30 termineremo con un buffet e saluti finali e poi quindi ci congederemo e ciascuno farà ritorno alla propria residenza. Quindi questo è il programma di massimo per gli accompagnatori, mentre per gli studenti concorrenti, il 3 maggio, quindi il primo giorno, arrivo accoglienza alle 16, saluto di benvenuto. Dalle 16:30 alle 18 si inizia già a mettere le mani in pasta perché ci sarà una prima parte nella gara presso la sede della scuola forestale di Ormea e subito dopo questa prima parte della gara ci sarà una passeggiata nel centro storico di Ormea e a finire dalle 19:30 alle 21:30 una cena presso il ristorante tipico. Giovedì 4 maggio, continuazione della gara, quindi i nostri alunni saranno impegnati nelle gare sia al mattino che al pomeriggio, con una pausa pranzo dalle 13 alle 14 e alle 19:30 ci sarà una cena di gala, quindi per tutti, a cui appunto avremo anche intenzione di invitare alcune autorità del luogo, quindi degli enti locali. E poi ancora, quindi venerdì 5 maggio, conclusione della gara, quindi ancora saranno impegnati i nostri alunni,
nella mattinata dalle ore 8.30 alle 11.30, alle 13 premieremo i vincitori e alle 13.30 quindi ci saluteremo con un buffet e saluti finali. Quindi questo è il programma di massima, quindi per studenti e per accompagnatori. Benissimo. Bene, interrompo la condivisione. E darei quindi la parola al professor Mao, alla professoressa Nano, per una introduzione, sì, diciamo, della parte più didattica legata alla prova. Sì, buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda la prova, noi pensavamo, ma come è già stato anche presentato dal dottor Busetto, pensavamo di seguire un po' lo schema che è stato utilizzato l'anno scorso, no? Quindi un'impostazione di una serie di prove, che nello specifico sono appunto quelle, la prova d'inglese, la prova, una prova, diciamo, di un test, diciamo, di domande su, diciamo, un po' interdisciplinari, sulle materie tecniche, una prova di informatica collegata ai rilievi che i ragazzi eseguiranno in precedenza nella parte pratica che pensavamo di suddividere in tre prove: una prova legata diciamo alla conoscenza delle attrezzature principali. Faccio il classico esempio della motosega, possiamo pensare anche ad altre attrezzature come possono essere i giratronchi o cose del genere, comunque attrezzature che di solito vengono utilizzate in bosco. E su questa cosa volevo poi avere poi un confronto con voi sul fatto se ritenete possibile, nel momento in cui verifichiamo la conoscenza della motosega, se ritenete possibile farla usare su tronchi già battuti. Però volevo avere il confronto con le altre scuole, se è una cosa che anche voi diciamo sviluppate oppure no. La seconda prova pratica sono gli strumenti dendrometrici, e sull'utilizzo degli strumenti dendrometrici pensavamo di chiedere ai ragazzi di realizzare un'area di saggio, quindi di conseguenza rilevare, diciamo, i dati necessari per poi arrivare a definire una provvigione di quel bosco. Anche in questo caso ho bisogno appunto del confronto con le altre scuole per capire se ritenete che questa cosa sia possibile oppure no. E infine la terza prova è sul riconoscimento delle specie forestali. La parte informatica quindi sarebbe collegata ai rilievi dendrometrici, e quindi l'elaborazione di questi dati porterebbe quindi al risultato. E infine si pensa poi di, appunto, chiedere la redazione di una relazione tecnica, sulla quale di nuovo vediamo un attimo su che cosa concentrarla, se può essere una descrizione stazionale e poi eventuali, appunto, proposte, diciamo, pseudo-progettuali, cioè, non so, vedere una realtà boscata come, a quale obiettivo si può raggiungere, quindi vedere che tipi di proposte possono essere fatte dai nostri studenti. Questa, diciamo, è la struttura complessiva della prova. Su queste cose adesso io penso che dovremmo
appunto confrontarci un attimo, anche per, in modo tale che noi riusciamo a capire fino a dove possiamo arrivare, insomma, sul tipo di approfondimento, siano insomma argomenti che vengono regolarmente svolti nei nostri singoli istituti. E non so se sono stato più o meno chiaro su come abbiamo intenzione di... E l'intenzione era appunto quella, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, magari di già riuscire a far effettuare, per esempio, la prova di inglese e la prova del test sulle materie, sulle discipline interdisciplinari, in modo tale da avere poi, diciamo, maggior tempo sulla parte pratica di rilievo e di elaborazione comunque informatica dei dati, e arrivare all'ultima mattinata sulla parte della, diciamo, della reazione. Ottima presentazione. Per guidare la discussione vi invito a riflettere su questo in relazione anche all'esame di Stato. In questa gara nazionale, noi per la parte, chiamiamola così, carta e penna relazionale, anche se può anche essere, si possono anche proporre dei problemi e delle prospettive di soluzione, qui abbiamo meno tempo. Vi ricordo che noi dobbiamo, i ragazzi devono finire la prova in un paio d'ore, io direi, perché poi il professor Mao, la commissione su questa prova ha bisogno di un pelino di tempo, cioè della serie, un paio d'ore ci vogliono, cioè, certo. Non possiamo dilatare. Invece, in sede di esame di Stato, vi ricordo che per questa parte di questa prova abbiamo a disposizione 6 ore, quindi, cioè, lo studente può svolgere, e questo non è secondario per cosa chiediamo di far fare agli studenti. Quindi, con questa precisazione, mi pare che l'introduzione tecnica sia quanto mai stata opportuna, e adesso sviluppiamo.